impervia, massacrante. Sono tanti che si potrebbero usare per descrivere la Venezia Monte Carlo offshore, definita con un paragone calzante la Parigi Dakar del mare. La quarta edizione della prestigiosa gara motonautica, che prevedeva la circumnavigazione della penisola in 7 giorni per un totale di oltre 2000 km distribuiti in 9 tappe, si è svolta dal 21 al 28 luglio scorso. Una settimana di grandi emozioni, di sfide sul mare, sospesi tra la navigazione e il volo, tra estensione e velocità, in una gara dove resistenza e nervi saldi contano tanto quanto l'esperienza tecnica. Un'avventura vissuta in prima persona dai componenti del Target, uno scafo di 14 metri dotato di 2 motori Sitec da 600 cavalli l'uno, che ha partecipato alla competizione per la terza volta, finendo in questa edizione al secondo posto nella categoria Sport. A bordo un equipaggio composto da 6 persone, oltre al team manager Guido Bonfiglio, Gianni Gravante, Antonio Menetti, Maurizio Moreschi, oltre alle 2 giovani promesse dell'offshore, Pontecorvo e Calò. Il Target ha inoltre goduto del prestigioso imprimatur dei comici Enzo Braschi e Sergio Vastano, che hanno inteso con questa iniziativa svolgere un'azione promozionale a favore della Lega del Filo d'Oro. Quest'anno il Target, partecipando alla Venezia Monte Carlo, si propone anche uno scopo umanitario. Quale? Sì, quest'anno durante la gara svolgeremo un'azione promozionale a favore della Lega del Filo d'Oro di Osimo. Che cos'è la Lega del Filo d'Oro? Beh, come tutti sanno, è una fondazione che si propone di aiutare e rieducare i portatori di handicap, specialmente portatori di handicap nell'udito e nella vista. Che significato ha partecipare ad una gara così lunga, così massacrante, come viene descritta? È una bella avventura, è una bella avventura e ogni mattina un giorno nuovo. Oltretutto si fa il giro dell'Italia e si vedono dei paesaggi stupendi, ci si rende conto che l'Italia è veramente un bel paese. Seguire l'avventura delle Target significa partecipare all'emozione della Venezia Monte Carlo, una gara a carattere internazionale su cui sono puntati gli occhi del mondo intero. Un'emozione vissuta fin dal momento della partenza, a Jesolo, mercoledì 21 luglio, quando le 18 imbarcazioni dei partecipanti si sono allineate per lo start avvenuto puntualmente alle ore 9 del mattino. Le 18 imbarcazioni gareggiano suddivise in 3 categorie, prototipi, sport e turismo. Al nastro di partenza, scafi prestigiosi come il trimotore alato Nueva Argentina del campione sudamericano Daniel Scioli, che giungerà primo assoluto, e il Sant'Orsola, capitanato da Adriano Panatta, che conquisterà il trofeo della categoria turismo. Storie di scafi,
storie di campioni e di lupi di mare si intrecciano in questa affascinante avventura, partecipare alla quale può arrivare a costare anche miliardi, senza che ciò costituisca un'assicurazione alla vittoria. La Venezia Monte Carlo infatti si caratterizza come una lunga, imprevedibile gara di resistenza dove ogni imprevisto può compromettere il lavoro svolto nella preparazione dell'imbarcazione e nelle scelte tecniche e di strategia di gara. L'inizio della gara, mercoledì 21 luglio, si rivela particolarmente promettente per il target. La prima tappa, Venezia Giulianova, è subito appannaggio dello scafo allestito dal duo Bonfiglio Menetti, che taglia il traguardo alle ore 13:14 dopo 4 ore e 15 minuti di gara alla velocità media di 56 nodi. Dopo l'arrivo e il ristoro per il pranzo, per gli equipaggi partecipanti comincia il lavoro di check-up dell'imbarcazione. Controlli, verifiche, aggiustamenti. Il rischio è alto. Un inconveniente qualsiasi, anche il più piccolo, può compromettere la sicurezza personale di ciascuno dei partecipanti. Le operazioni di controllo impegnano perciò l'intera giornata. Alla mattina del giorno successivo, giovedì 22 luglio, alle ore 9 si riparte. Dopo l'abbondante colazione, il briefing, in cui si viene aggiornati sulle condizioni climatiche e vengono impartite le istruzioni per la seconda tappa che si snoda da Giulianova a Trani. Quasi 5 ore a condurre sopra il mare una lotta ad oltranza con le onde. La posizione d'arrivo a Trani è sempre ottima per il target, che si piazza al secondo posto. Ma proprio nella città pugliese lo svolgimento della gara subisce il primo imprevisto. Non si partirà come programmato il giorno dopo per la terza tappa. Le proibitive condizioni del mare impongono una sosta forzata nella città che si affaccia sul basso Adriatico. Si approfitta della giornata di pausa per godersi il mare di Trani, simbolo e origine della sua storia millenaria, intessuta di primati. La Venezia Monte Carlo vuole infatti anche dire possibilità di solidarizzare con le città che ospitano le soste della competizione, dove, ad ogni porto, trovi sempre una folla di persone che ti dà il benvenuto, godendosi l'ultimo e spettacolare flash della gara. È sabato 24 luglio, il giorno della terza tappa Trani-Crotone. Il mare ha placato le sue onde, il vento si è calmato, il sole splende irrorando la sua calura estiva e stimolando la melanina dei tanti bagnanti. Il target giunge a Crotone con un buon tempo, alle spalle dello scafo GS, anche se le cattive condizioni del mare costringono i partecipanti ad un supplemento di fatiche e di coraggio. Anche domenica 25 luglio alla Venezia Monte Carlo non è tempo di riposo. La quarta tappa è Crotone-Vibo Valentia. Il target giunge nel rinomato porto denominato di Santa Venere in seconda posizione. La tenuta dello scafo è buona, l'umore dell'equipaggio anche. C'è fiducia e soddisfazione per i risultati raggiunti. Lunedì 26 luglio. Quinta tappa da Vibo Valentia fino ad Ischia. Un faticoso terzo posto non dice tutta la verità sulle difficoltà che l'equipaggio delle target è costretto ad affrontare. Nel corso della tappa si è aperta una crepa in uno dei serbatoi dell'imbarcazione. Dopo l'approdo al porto di Casamicciola, l'equipaggio cerca di correre ai ripari. È necessario smontare tutto e ingaggiare due saldatori per riparare il guasto. Fino alle 11 di sera si lavora sodo, ma lo scafo è di nuovo in grado di ripartire per affrontare una giornata impegnativa. Martedì 27 luglio si preannuncia infatti una giornata particolarmente faticosa. Sono previste due tappe, Ischia-Nettuno e Nettuno-Livorno. Per gli uomini del target, la gara riparte sotto i migliori auspici.
si arriva a Nettuno in buona posizione di classifica e la sensazione è quella di poter ancora migliorare. Ma stavolta è proprio l'entusiasmo, la voglia di primeggiare, a tarpare le ali all'audacissimo equipaggio. Un miglio dopo la partenza dal porto di Nettuno verso Livorno, lo scafo si infrange contro la punta di un'onda. La struttura cede lungo la fiancata e costringe il target al ritiro proprio alla vigilia dell'ultima tappa Livorno-Monte Capua. In questa disavventura il target non è solo. Appena la metà dei concorrenti, partiti da Venezia, riusciranno a tagliare il traguardo finale. Questa edizione della Venezia-Monte Carlo verrà infatti ricordata come una delle più difficili e l'appellativo di Parigi-Dakar del mare è più che meritato. La brillante e convincente gara compiuta dal target nel corso delle tappe precedenti consente comunque all'equipaggio di accumulare un buon punteggio che gli fa conquistare il secondo posto nella propria categoria. Il buon piazzamento ripaga sufficientemente gli sforzi sostenuti dall'equipaggio e l'atmosfera dello Yacht Club di Monte Carlo, dove Antonio Menetti ritira l'ambito trofeo, fa dimenticare la delusione dell'incidente subito nella penultima tappa. Daniel Scioli, il sudamericano re della Venezia Monte Carlo. Veni, vidi, vici, è il caso di dire. Sono molto felice perché ho lavorato molto con tutto il mio team per fare realtà questo sogno che era per noi la Venezia Monte Carlo. Realmente sono stanco, ma è una gran soddisfazione portare questo trionfo a casa. Ritornerai l'anno prossimo? Speriamo, sì, ancora. Nonostante il ritiro di ieri, il target è ugualmente riuscito a guadagnare il secondo posto. Sì, perché il vantaggio che avevamo rispetto al terzo era abbastanza consistente, per cui ci hanno debitato il tempo massimo all'ultima tappa e siamo risultati ugualmente secondi. Adriano, finalmente a Monte Carlo dopo 8 giorni di gara. Beh, è stata una bella avventura. Io sono il quarto anno che la faccio, tutti gli anni non ho partecipato a Venezia Monte Carlo, ho sempre portato la barca in fondo. Quest'anno è stato più difficile perché la barca, Sant'Orso è una barca da diporto, è un tornado a 43 piedi, poi uscire con mare forza 5, 6 non è stato facile, però abbiamo fatto veramente una bella gara, abbiamo vinto la categoria turismo, siamo mi sembra settimi assoluti, di più non si poteva fare. Dunque, una bella gara, come sempre interessante ed entusiasmante. Resta soltanto il rammarico di non essere riusciti a portare lo scafo a Monte Carlo. Un'occasione buona per rinnovare la sfida per il prossimo anno. Da veri lupi di mare.